Va bene, grazie a tutti. Allora, queste sono alcune note che emergono un po' dallo studio della logistica, in particolare in Europa. Non sono uno specialista di logistica, ma ho incontrato ovviamente questo tema affrontando anche altri studi ai settori economici. A me pare che, su questo vorrei soffermarmi, che nei processi lavorativi oggi vi siano sostanzialmente quattro aspetti che io vorrei mettere in luce. Uno, l'espansione di processi di internazionalizzazione della produzione con una relativa concentrazione dei capitali. Questo mi pare abbastanza evidente, il fatto che il capitale sta diventando sempre più grosso essenzialmente, per quanto poi ci siano molti rivoli di cui parlerò successivamente. Un secondo punto è che nei processi lavorativi c'è un maggior contenuto scientifico-tecnico con un incremento del controllo implicito dato dalle tecnologie. Ne parlava prima il compagno, appunto, autotrasportatore. Il terzo punto mi pare che sia la crescita del lavoro serializzato e casualizzato anche in mansioni tecnico-professionali. L'ultimo punto, quello un po' più complicato, che viene richiamato anche dal titolo, è appunto relativo alle nuove composizioni di lavoro e in particolare delle composizioni di forza lavoro che potremmo chiamare multinazionale. Poi proverò a spiegare che cosa intendo. Allora, di solito la logistica viene appunto vista, intesa come uno strumento che permette alle reti produttive di stare insieme e di arrivare appunto nei mercati o direttamente nelle case nel momento giusto, cioè unisce essenzialmente i processi di produzione e i cicli di distribuzione attraverso un sistema che dovrebbe essere in qualche modo just in time. Noi vediamo appunto oggi il sistema capitalistico basarsi su queste reti globali o catene del valore che fanno perno su nodi produttivi o nodi appunto logistici che sono sparsi in varie parti del mondo. Ogni nodo di questa rete è costituito in qualche modo da uno stabilimento produttivo logistico che può essere collocato in diversi paesi, sulla base ovviamente di alcuni fattori, sostanzialmente le convenienze economiche, la capacità di reclutare e gestire la forza lavoro, la possibilità talvolta di occultare o al contrario esibire dei processi di valorizzazione. Quello che a me pare che si produca sempre più per moduli interdipendenti attraverso delle reti flessibili che sono delle reti di subappalto o di agenzie di reclutamento internazionali o nazionali o, come nel caso italiano, di cooperative più o meno reali che chiedono flessibilità alla loro appunto forza lavoro sulla base della risposta ai cambiamenti nella domanda e nella crescita della produzione contingente. Qualche anno fa, appunto, con Ferruccio Gambino avevamo parlato del lavoro alla spina, un po', che rispondeva un po' a queste esigenze. Se guardiamo a come si è sviluppato appunto il capitalismo in questi ultimi 20 anni, a me pare chiaro che in generale il capitale internazionale produttivo comanda i cicli produttivi complessivi, mentre i capitali nazionali possono essere affidati alla gestione dei subappalti. È pur vero che una quota importante di subfornitori segue le imprese multinazionali, come nel caso dell'automobile tedesca, ma in generale gli investimenti diretti approfondiscono la divisione del lavoro e quindi la scissione tra settori produttivi così come al loro interno. All'imprenditoria locale, o come appunto nel caso italiano alle cooperative, toccano quindi quei settori o quelle parti dei cicli produttivi solitamente a più basso valore aggiunto. Quindi è un sistema produttivo che coniuga livelli e forme di estrazione, per usare un linguaggio vetero, di plusvalore assoluto e relativo all'interno di un'unica catena, quella del subappalto o, se vogliamo chiamarlo, del caporalato internazionale. Allora, questo insieme di reti a me pare che siano molto frammentati e assumono degli aspetti tecnici e anche politici, cioè garantiscono la diffusione di ulteriori cicli produttivi che successivamente possono anche slegarsi dal ciclo produttivo principale, cioè da parte di un processo, esso diventa un processo intero gestito da imprese multinazionali.
I riders ne sono un esempio concreto, fatto che sono diventati un settore in qualche modo a sé stante. All'estensione di queste reti produttive a livello internazionale si sono affiancati dei flussi migratori imponenti. Ristrutturazioni politiche belliche hanno contribuito non poco ad accelerare, da un lato flussi di migranti e profughi e dall'altro flussi produttivi che offrono bassi salari e difficili condizioni di lavoro. La costruzione di questo sistema produttivo internazionale, sostenuto appunto da una logistica che funziona come una sorta di spazio continuamente ristrutturato, rende in qualche modo capitalisticamente produttivo il comando che viene esercitato su questi confini, per conservare in qualche modo questi differenziali salariali di cui sono costituiti oggi, che costituiscono oggi appunto gli Stati-nazioni. A me pare che nel corso appunto degli ultimi decenni questo spazio sia stato fortemente gerarchizzato e separi e comincia a separare in maniera netta luoghi a diversa velocità di valorizzazione. Sedi delle multinazionali nelle grandi città, centri di innovazione in distretti tecnologicamente avanzati, lavori di assemblaggio nelle zone di esportazione speciale, dove appunto anche l'iscrizione al sindacato più moderato è sufficiente per essere licenziati. Cioè, quello che noi, se lo guardiamo nel lungo periodo, al declino dei processi di colonizzazione, il capitale ha risposto in qualche modo con la moltiplicazione di queste enclave di produzione, cioè aree in cui gli investimenti diretti esteri possono contare su legislazioni speciali. All'interno di questi stati di eccezione, che non riguardano certo solo la Cina, ma riguardano, tanto per fare un esempio, anche la Polonia, esiste e funziona sempre con più forza quella che può essere definita una etnicizzazione del sistema di occupazione e che interessa in modo variabile i diversi paesi. Questa meta catena di montaggio unisce le diverse catene, microcatene sparse per il mondo attraverso una logistica, contribuendo alla differenziazione sociale di questa forza lavoro che ha spesso l'effetto di ridurre i rapporti di lavoro antagonisti o comunque di desolidarizzarli, indebolendo appunto il movimento operaio. A me pare che quello che diceva Sergio Bologna prima rispetto all'abbassamento dei costi di trasporto debba in qualche modo essere valorizzato, o meglio, debba essere pensato. Che cosa significa questo? Significa che abbiamo una continua accelerazione sui processi, sull'estensione dei processi di valorizzazione. Significa che il capitale può muoversi in diversi posti. Tuttavia, secondo la Banca Mondiale, abbiamo ancora 1 miliardo di persone che vivono in aree di conflitto o che sono considerate aree fragili dal punto di vista degli investimenti. Dico questo perché io credo che occorra tenere presente come questa fase della globalizzazione del sistema logistico sia ancora assai limitato, poiché lascia fuori parti consistenti del mondo. Gli investimenti diretti all'estero continuano a interessare i paesi sviluppati, la Cina, un po' di BRICS, larga parte dell'Africa esclusa, in America Latina e in Asia questi processi sono molto altalenanti. Cioè si tratta di processi che si intersecano contemporaneamente con quello che qualche anno fa abbiamo chiamato la lunga accumulazione originaria, sicché in alcuni casi, e forse lo vediamo nei prossimi anni per quello che riguarda l'Argentina, intere economie vengono distrutte. Allora, io credo che dobbiamo tenere presente che nei prossimi decenni, che forse noi non vedremo neppure, il processo di globalizzazione potrà includere alcune aree che oggi appunto continuano a rimanere fuori da questi processi appunto produttivi. L'altro aspetto importante dei processi di valorizzazione mi pare che sia costituito dal fatto che i tempi si stanno accorciando. Noi sappiamo che dal punto di vista dell'imprenditore il tempo necessario per ritornare in possesso del proprio capitale investito è sempre eccessivamente lungo. Quindi il tempo di circolazione in sé, diceva Marx, è un ostacolo alla valorizzazione e quindi rema in qualche modo contro l'imprenditore.
La logistica quindi è una parte sempre più importante del processo di valorizzazione, perché nel processo di produzione quanto più è lunga la circolazione tanto più è richiesto un esborso di denaro. Uno degli strumenti per abbreviare questi tempi è sicuramente quello di cui parlava un po' prima anche la Francesca Vianello, è la sovrapposizione tra produzione e riproduzione, garantendo così una risposta alle esigenze di just in time delle imprese. Cioè a dire, dei camionisti ai dormitori alla Foxconn in Cina, che differenza c'è? Siamo una forza lavoro che è continuamente disponibile a muoversi e a lavorare. Questa compressione dello spazio e del tempo per una più veloce valorizzazione del capitale richiede ovviamente una sincronizzazione di queste attività. Per questo il just in time delle imprese diventa in realtà il just in time della vita. A mio avviso, oltre che guardare dal punto di vista di come il sistema produttivo assembla e disassembla, dovremmo guardare la logistica come quel sistema che assembla e disassembla la forza lavoro lungo le linee produttive globali, perché la logistica contiene un'interazione incessante non solo tra la produzione appunto e la distribuzione delle merci, ma anche tra la produzione di soggettività e le forme di controllo del lavoro. Il controllo assume oggi caratteri di oggettività agli occhi della forza lavoro, perché è inserito in norme e procedure informatiche apparentemente scientifiche. L'apprezzazione lavorativa, veniva ricordata anche prima, viene controllata a distanza in modo individualizzato. Ma per far questo occorre che la forza lavoro sia individualizzata a livello sociale. La logistica, le piattaforme, eccetera, funzionano attraverso questi algoritmi che tendono appunto a livellare, omogeneizzare, replicare le modalità in modo da standardizzare e diversificare. Diversificazione è la possibilità di avere più risposte di fronte a una stessa domanda, problema o bisogno, cioè più imprese che producono lo stesso bene, più porti dove scaricare la merce, più centri di distribuzione dove lavorare, cioè più assemblaggi di forza lavoro. Dall'altra parte abbiamo degli standard che sono cruciali per l'operatività del capitalismo, che mirano ad assemblare, segmentandole, le forme di acquisto della forza lavoro. Ma il capitalismo si ritrova di fronte a un lavoro vivo non standard e che deve essere in qualche modo parcellizzato. Standard significa modificazione anche del linguaggio umano verso una sua semplificazione per velocizzare le operazioni. I marinai, di cui parlava Sergio Bologna prima, e anche le marinaie che verranno imbarcate, parlano solitamente poche centinaia di vocaboli lavorativi inglesi, circa 300, e così via. Il signore appunto che con il camion 2 giorni fa ha causato appunto un incidente ferroviario, appunto stava seguendo delle indicazioni che gli venivano date dalla centrale. Quindi barcode, voice, altri aggeggi, oltre che impoverire il linguaggio, vanno incontro alla complessità per ridurla e al tempo stesso hanno la capacità di tenere traccia di cosa fanno o dove stanno facendo i lavoratori. Ma la forza lavoro non viene messa al lavoro per la sua capacità di essere standard, ma per la sua capacità di essere differente, per la sua specificità e indeterminatezza. Cioè la forza lavoro può essere ridotta anche a una sequenza di numeri come nel caso di Amazon Mechanical Turk, ma va messa al lavoro perché è in grado di superare i livelli medi di produttività e soprattutto perché è in grado di sviluppare innovazione. Prenditi il tempo che vuoi perché sono brevissimo. Allora, riprendo, so che Gnola mi lascia 5 minuti in più. Polemizzando con gli storici dell'economia, Stephen Marlin, A che servono i padroni, qualche decennio fa, affermava che la più importante innovazione della rivoluzione industriale non è stata tecnologica, ma organizzativa. Cioè, la linea gerarchica classica, maestro, operaio, qualificato, apprendista, è stata sostituita da quella padrone, caposquadra, lavoratore. Questa trasformazione, dice Marlin, ha reso indispensabile il capitalista.
Da questo punto di vista, la nuova divisione del lavoro perseguita appunto all'epoca con l'introduzione della fabbrica che sostituiva il lavoro a domicilio non era connessa a una maggiore efficienza, ma a migliorare il controllo dell'imprenditore sulla forza lavoro e rendere indispensabile la presenza dell'imprenditore, il quale aveva il ruolo appunto di integrare le diverse parti e la diversa forza lavoro. E là l'imprenditore ha integrato questa forza lavoro progressivamente attraverso una stratificazione gerarchica che suddivide in categorie e livelli i lavoratori, mentre la mansione in qualche modo atomizza il lavoratore e lo contrappone agli altri come singolo individuo. La parcellizzazione della mansione non è ricomponibile in conoscenza ed è una caratteristica perseguita instancabilmente dalla cooperazione semplice al lavoro telematico e informatico. Questa parcellizzazione è solitamente seguita da un'innovazione tecnologica che si appropria delle modalità di esecuzione delle mansioni e la mette in campo là quando le lotte operaie avanzano. Il salto tecnologico, come si usa dire, deve essere quindi inteso come contemporaneamente estrazione di plus valore assoluto relativo da un lato e come riorganizzazione del comando sul lavoro vivo dall'altro. Potremmo inoltre ipotizzare che il salto tecnologico a cui stiamo assistendo sia la migliore risposta alle lotte operaie in Cina. L'automazione deve quindi intendersi come metodo di organizzazione non solo del lavoro, ma dei rapporti sociali, della produzione e della riproduzione. L'automazione ristruttura infatti le strutture produttive e riproduttive e la gestione della forza lavoro inglobandola all'interno di scadenze pressanti. Questa conoscenza attraverso algoritmi è oggi stata elevata a una posizione superiore nella cultura a scapito della conoscenza esperienziale giudicata come superstizione e illegittima. La conoscenza attraverso gli algoritmi è quindi assunta universale, mentre quella basata sull'esperienza pratica è svalutata in quanto contestualizzata al tempo e allo spazio. La conoscenza basata sull'esperienza è connessa solitamente a una comunità, o meglio a una collettività. La sua sostituzione con una conoscenza basata sull'algoritmo implica quindi lo smantellamento di queste collettività, o meglio, la conoscenza basata sull'algoritmo può essere prodotta sulle macerie della collettività, il sogno di Frederick Wilson Taylor. La classe può agire solo attraverso la cultura data dalle forme del sapere basate sull'esperienza collettiva. Una volta che questo le viene tolto, tende a non agire più come classe. L'assoggettamento alla conoscenza basata sull'algoritmo produce quindi, io credo, la sparizione di molte pratiche collettive, in cui l'interazione con la realtà viene sostituita da una sua rappresentazione formale e impoverita. Vado a chiudere molto rapidamente. Quello che abbiamo assistito nel corso degli ultimi 30 anni è stata una trasformazione profonda della composizione della forza lavoro. Noi sappiamo che, lo scrivevano appunto autorevoli persone che hanno parlato prima di me, che la composizione della forza lavoro e le modalità della sua mobilizzazione plasmano le forme della produzione sociale. Oggi ogni singolo nodo di una rete produttiva gestisce assunzioni diverse, forza lavoro diverse, organizzazione del lavoro diverse. Ogni luogo di lavoro contiene una diversa composizione, appunto, con una specifica gerarchia di colore della pelle, genere, nazionalità. Ma non tutti i lavoratori sono lavoratori allo stesso modo. Alcuni sono qualificati, altri sono rifugiati o profughi. Ogni posto di lavoro ha le sue gerarchie, sicché il mito del luogo di lavoro come abito capace di cancellare le differenze è definitivamente tramontato. A me pare che le capacità di mobilitazione dei lavoratori devono essere considerate come un processo relazionale, non solo puntato contro l'impresa, ma anche costruito e ricostruito con l'intero collettivo e in un particolare contesto territoriale, nonché all'interno delle reti globali di produzione. La separazione della manodopera per colore della pelle, genere, nazionalità, contratti, datori di lavoro, turni, spazi di riproduzione rappresenta un ostacolo alla creazione di una base comune per costruire un rapporto solidale. Ma come evidenziano, e con questo chiudo, i processi di aggregazione contemporanei, mi pare che una delle questioni da discutere sia come i confini tra il sindacalismo e la comunità politica rimangano porosi. Scusate il tempo e grazie. Thank you.